Noi siamo la stirpe Madrigal, il nome che abbiamo è Madrigal e siamo qua. Lo so che suona un po' fantastico e magico, la nostra è la stirpe Madrigal. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi sciocari, benvenuti e bentornati. Come potete vedere qua siamo al Romix, quindi iniziamo subitissimo a vedere i primi cosplayer. Da fastidio qua che cosplayer rompeci palle. Ok, ma ragazzi, ma prima di iniziare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre. Quindi mi raccomando ragazzi, e iscrivetevi al canale. Vabbè ragazzi, quindi iniziamo subito a vedere i primi cosplayer che stanno qua da ste parti. E io ho già adocchiato un primo cosplayer che, diciamo alla verità, è bello figo. Quindi andiamo subito a vedere chi è sta persona che si sta a fare e foto. Oh raga, chi è secondo voi quella persona là? Chi è quello, quel personaggio là? Scrivetelo qua sotto nei commenti, perché mo le andiamo a fargli qualche domanda. Gli andiamo a fa: tu chi sei, caro? Tu dimmi chi sei con sto coso. Chi sei, raga? Kid Buu. Kid Buu. Oh raga, ma guardate quanto è figo sto personaggio. Ma è bellissimo. E sentiamo, ma perché hai scelto sto personaggio? Perché Kid Buu non lo fa nessuno, è bello ed è un personaggio iconico di Dragon Ball Z. Rappresenta la fine di Dragon Ball Z. Esattamente, la fine di Dragon Ball Z. Come sta fa la colla qua sotto? A voglia, frate. Sta fa la colla. Fa caldo. Però con sto venticello che tira, tu secondo me stai messo anche bene, diciamo. Senti la vento, sì. Senti la vento, te rinfresca, diciamo, te rinfresca. E vabbè, senti una cosa, mi dici la cosa più strana che ti è capitata durante qualche fiera? Mi hanno toccato il culo. Ti hanno toccato il culo? C'è un bel culetto allora. Non lo so. Non lo sai, bisogna scoprirlo. Quindi ragazzi, se lo vedete in giro così, palpate gli alcune e dite se è bello così sodo. Vabbè, quindi com'è che te chiami tu? Matthew Vegeta. Matthew Vegeta, mi raccomando raga, andatelo a seguire. Quindi andiamo a vedere qualche altro cosplayer che dovremmo dar fastidio. Andiamo in giro. E mo stanno pure sti tipi che sono venuti proprio dall'Iraq, sono venuti. Sì, ma che ce fate? Fa la mattesina, la finisci. Ecco. Vogliamo bene al signore. Dove sta il signore? Sì, non vedo il signore. La dichiarazione. Dove sta? Dimmi. Perché la violenza non è mai la risposta. La violenza è la domanda. E qual è la risposta? Eh sì. Esatto, capito raga? Ecco, ma come fai con sto fumo? Mi fai vedere sto fumo? Dai una sparata. A chi non si iscrive al canale, se non ti iscrivi al canale, che fa? Gli dai una sparata. No, gli dai una caccia. Come ti chiami? Sì, tu sei la polizia, mime, sei pure la polizia, sì. Come ti chiami? Sì. Federico. Tu invece? Alessandro? Sì. Sì, esattamente, capito? E quindi, ma sì, le fascette, vedi? Le fascette sono per ogni eventualità. In questo caso, tu che ci fai con le fascette? Arresti le persone con le fascette. Giustamente, come si dice, l'arte dell'accrocco, si usa anche la fascetta. Beh, anche l'arte dell'antiterrorismo. Dell'antiterrorismo con la fascetta, giustamente, giustamente. E vabbè ragazzi, quindi voi state un po' a controllare la gente che fa così. Quindi io me do. Ci saremmo a fare un controllo specifico che sarebbe l'antifurri, però. L'antifurri, eccolo! Quello vai. Abbiamo già tastato la situazione. Già tastato la situazione. Vabbè, quindi io raga, me do, se no qua me se inculano. E quindi raga, mo ci stanno pure questi altri tre Spider-Man che sono appena usciti dal film. Allora, diciamola tutta. Tu sei lo Spider-Man di chi che è Spider-Man? Ultimate Spider-Man, del videogioco in realtà. Del videogioco, però, quindi è un altro universo che si è andato ad aprire. Ha fatto un casino Doctor Strange, ha aperto 2000 mondi. Ma ci è fatto, mamma. 2000 Spider-Man, mamma mia. Tu invece sei? A Way Home. Oh, bravi, te lo vedete con sta cosa così. Tu invece sei? Io sono quello un po' più vecchio del 2002 di Tobey Maguire. Oh, esatto. Quindi, raga, come allora, raga, dobbiamo rifare il meme, raga, dovremmo rifare il meme perché il film non ce l'ha fatto gustare sto meme così. Mortacci loro, allora raga, com'è il meme? Famolo bene.
Perfetto ragazzi, perfetto. Oh, beh, mi piace. È la prima volta che venite qua a Romix, no, raga? No, noi sono arrivato pure ieri, sono venuto a ottobre. Sempre così da Spider-Man? No, no, ieri da Deku, che è un personaggio di anime. Ok, tu voi invece la prima volta? No, ciao. Pure voi siete venuti. Senti raga, ditemi una cosa. Vai, vai. Un personaggio che avete visto qua a Romix, okay, diciamo, che vi piacerebbe passare, come si dice, una serata così, a intimità, un po' così. Di con Luca, che hai visto qua che ti piacerebbe? Vabbè, un paio di Spider-Woman ci stanno. Diciamo, è proprio capito, capito? Stai nervoso. È giusto. Tu invece, caro? Quella che capita. Quella che basta che respira. Sì, un po' che respira. Un po' goliardi così. Chi sa che sta coglio. Esatto. Tu invece? Io ne ho viste tante mezze nude. Veramente. Meritano molto. Vabbè, quindi com'è che famo, raga? Com'è che diciamo? Iscrivetevi al canale! E mo, raga, vediamo di trovare qualche altro cosplayer che dovemmo da fastidio. Lui, mi piace molto sti dentoni così da zanne, così. Chi sei? Ser Forest. Chi sei? Ser Forest. Senti, ma perché hai scelto sto cosplay, diciamo, molto semplice, molto pratico da portare? Perché è un mio personaggio, l'ho creato io. L'hai creato tu, diciamo, è un original, quindi. Sì. Come te chiami? Ser Forest, sono te. È il tuo nome, sì. Lorena. Oh, bravo. Vedi, sto per lì. Senti, se vuoi una lametta, te la do io. Te devo fare un po' di però vedi, sto vento te fa la pettinatura così alla Chatouche, diciamo. Ok, sei la prima volta che vieni qua? No. No, è che è terzo anno, quinto, ventesimo anno. Da quando ero piccola. Qui questa c'è nata qua, popò. Veniva corciuccio, veniva. Vabbè, senti, te piace questa fiera di quest'anno com'è? Sì, è meglio. Che se c'è sta il vento, che c'è sta porta via, diciamo. Senti, ma il tuo perso, fammi vedere, che c'è sta scritto qua, fammi vedere. Vedi, queste sono istruzioni per l'uso, raga. Istruzioni per l'uso, vediamo. Seguite. Come che si chiama quello basso? Serveg for sweet uvum. Non so se si è letto, però l'avete capito, raga. Quindi, bellissimo. Brava, è un cosplay molto semplice, così una cosa a mozzica e boccone da portare. E fate questo coso così. Namo. Proprio mo suscita videogioco sti tipi de Halo, giusto raga? Famo o squadrone famo. Ma mette qua, o squadrone, chi siete raga? Noble Six. Cobra. L'avete fatta voi sta cosa, raga? Certo. Che è molto semplice, diciamo, una cosa proprio. Sì, un paio d'anni ci riesci più o meno, sì. Oh. Un paio d'anni. Non sono i Power Ranger, già lo vedo quelli che scrivono. Non sono i Power Ranger. Come rosso, giallo e blu. Non c'è, vedi, non combacia i colori, quindi non siete voi. Senti, come ti chiami, zi? Benny. Come? Danny, tu invece? Alessandro? Simone? Lorenzo! Oh, fa vedere, puntiamo i fucili a questi qua che se devono iscrivere al canale, raga, quindi ricordatevi, non sono i Power Ranger, iscrivetevi al canale, se no vi sparerò contro, zi! Ci stanno pure sti tipi, sto Rambo, sei chi sei Rambo, sì? Ma quale Rambo? Io sono Giuseppe Giosta. Esattamente. Tu invece sei? Mirabel. Angie. Ma con sta benda sull'occhio, ma come cazzo ci vedi? Hai perso la tridimensionalità. Mi hanno ciecato. Senti raga, ma perché hai scelto sto personaggio? Mi sono appassionato a Jojo, ho detto voglio fare Joseph. Raga, non è Rambo, ancora che l'ho stata. No, non è Rambo, non scrivete Rambo, scrivete che è Joseph. Fa la mossa, com'è la mossa? Così. Oh, bravo! Senti, invece tu sei incanto, che hai appena uscito il film, diciamo. Facce una canzone. Cantare? Sì, dai. Ha fatto tu marone così quel canzone. Dai, di. Ok. Al momento, dai, vai. Restiamola. È morto. Vai.
Noi siamo la stirpe Madrigal, il nome che abbiamo è Madrigal e siamo qua. Lo so che suona un po' fantastico e magico, la nostra è la stirpe Madrigal. Brava! Brava! E mo tu non canti, tu fai che spade, ammazzi i giganti, giusto? Sì. Oh, e dove sta la spada? Te l'ha magnata il gigante, te l'ha magnata. Tutti morti. Vabbè, raga, quindi ricordatevi, raga, di seguire anche sti tipi che, come ti chiami tu? Giuseppe Giost. No, nome tuo, zii. Oh my god! E tu invece come ti chiami? Francesca. Francesca. Angie Zoe. Angie Zoe, mi raccomando, raga. Mi chiamo Nello comunque. Nello. Nello Zagor. Nello Zagor, raga. Io credo che lo conoscete già. Sto tipone, zi, ma che cazzo c'hai? Il cemento! E sta pure? Porco rosso! Com'è, scusa? Porco rosso! Che non è una bestemmia! Oh, okay, già, io già mi vedo questa. No, è un personaggio. Che personaggio sei? Dello studio Ghibli di Miyazaki. Oh, quindi ragazzi, se non conoscete, recuperate, insomma. Informatevi. Oh, ma sto cappello, mi fai vedere sto cappello, zi, come mister cappello, così alla così. Oh, beh, sono molto più sciccoso, diciamo. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché non l'ha mai fatto nessuno. Non l'ha mai, effettivamente, non l'ha mai fatta nessuno una bestia. No, volevo dire sto personaggio, Esatto, ok. Ma tu però con sto vento che tira qua stai proprio alla grande, stai volando, mi fa volare. Io sono un aviatore di aerei, E quindi voli. L'aereo l'hai parcheggiato nel parcheggio. Vabbè, quindi raga, mi raccomando, se commentate con un personaggio che anni, di Miyazaki, hai detto. Miyazaki. È un film, quale film? È un anime giapponese. Dimmi il titolo. Porco Rosso. Come? Porco Rosso. Ah, Porco Rosso, proprio si chiama così. Quindi raga, se sta qualche personaggio che vi piace di questo qua, commentate qua sotto, insieme il vostro personaggio che vi piace, insomma. Vabbè ragazzi, andiamo a rompere il coglione a qualche altro cosplayer. Patriota, l'ho beccato! Come, chi sei tu, zi? È il patriota, non me fai cose con gli occhi, non me fa con gli occhi! Sì, ma perché hai scelto sto personaggio? Oh, mi piaceva, mi assomiglia. T'assomiglia, è vero, vedete una certa somiglianza? Scrivetelo qua sotto nei commenti se vedete una somiglianza. Sì, sì. Tu invece come te chiami? Simone, oh, sto mantello così, ma... Cioè, fa freddo, tu che fai? Fai tipo Batman così che ti copri. Oh, vedi? E sei, arrivederci e grazie. Vabbè, la prima volta che vieni qua a Romix. No, da anni. Senti, ma in tutti sti anni che tu sei venuto a Romix, mi dici il cosplay più bello che tu abbia mai visto qua dentro? Oltre al tuo, ovviamente. Sì, grazie al cazzo, sì. Oltre al tuo. Quello della mia fidanzata. Dove sta la fidanzata? Non sa, la fidanzata, come mi ha visto? Sedata, proprio così. Perché voi siete, chi siete voi, raga? Mary. Oh, e tu invece? Itsuki Sumeragi. Oh, vedi, siamo dalla stessa parte, diciamo, dello stesso universo, diciamo. Perché hai scelto sto costume, sto cosplay? Perché hai scelto questo? Diciamo che è uno degli anime, dei primi anime che me ho visto e quindi ci sono molto affezionata. Oh, e tu invece? Non dia la stessa cosa sua, perché se no orco ben colla non c'è piace, lo sapevo io. Oh, perché mi piace, basta. Ti piace qua? Oh, ci stanno pure steti. Steti, vieni qua, vedo tutte qua. Oh, vedi così. Chi sei tu? Mary? Runa, oh, perché avete scelto questo personaggio, raga? Bella domanda. Perché lei mi ha costretto. Perché lei ti ha costretto, tu non sai neanche come cazzo sei vestita, diciamo. A farlo perché lei sì. Fa runa. Ma costretto perché state così. Senti ragazzi, faccio una domanda così un po' strana, un po' cosata. De sto Romix, no? Diciamo, sti cosplayer che stanno qua in giro a Romix, qual è il più figo che vi piace, che avete visto? Un chipmunk, è stato bellissimo. No, dove sta che vado a beccare? Dove sta? Sta a destra, buonanotte, sì, quando vado a beccare là dentro.
So che c'ho giganti sono, madonna. Mi sta volando la parrucca. Ecco, com'è che dice la canzone? Mi fa volare. Mi fa volare. Esatto. E invece per voi qual è il coso più figo che avete visto a Sto Romix? Non lo so, abbiamo visto un cosplay di Gesù. Di Gesù? Sta di là, sta? Lione 7 stamattina. E siamo andati là, diciamo, guarda c'è Gesù. Si è girato, ha detto mi avete invocato. È sparito. E quindi speriamo di trovarlo più avanti, raga. Speriamo di trovarlo più avanti. Scrivetelo qua sotto nei commenti, raga, se lo riesco a trovarsi. Raga, lo sapete, quelli che scappano sono quelli che mi piacciono di più. Se è pure lui che sta qua, se famo proprio squadrone, famo. Chi sei tu, zi? Zeldris, tu invece? Io sono Ban? Arthur, oh. Vedi, ma ammazza quanto sei tu, stai crepando dal freddo. Sì, però fa parte del cosplay. Fa parte del gioco, diciamo. Senti una cosa, ma stanno questi personaggi qua in giro così che un po' sono un po' particolari. Esatto. Me dite quale di questi personaggi ci passerete, diciamo, una serata? Sai quelle serate in allegria, c'è presente? Dimmi chi è, dimmi un personaggio che ti piace, che hai visto qua. Ti viene, il primo che ti viene. Io non ho visto nessuno. Come non hai visto nessuno, zi? Lui, te per una serata così in allegria insieme a lui, ti piace? Ah, bevemo. Dai, yes. Dai, una serata. Per te invece, dimmi. Vai bene anche tu, mi ho già fatto a lui. Vado bene anche io, questo è buono. Guarda, anche te, io anche io, e andiamo così, dai, tutti insieme. Siamo allegramente, andiamo su, andiamo. Oh, lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Chi sei, sì? Lady Oscar, oh. No, se questo pensa delle vasse e mezzo mettendosi l'ando cazzo, vieni qua, vieni! Chi sei invece? Link di The Legend of Zelda. Oh, fammi vedere sto spadone che c'è. Madonna mia, ma tu vai in gioco sto, ma è pesantissimo. Sì, è per allenare le braccia. Ah, alleni di polso, diciamo, qualcosa a mantenere. Madonna. Fammi una cosa così. Pia la spada! Ha! Za! Marrano! Ha! Mortaggio! Senti, come ti chiami tu? Romina. E tu invece, via qua, che te sei scappato, non te infirzo. Io scappo. Come ti chiami tu? Andrea, prima volta che venite qua a Romix. Oh, ma che sei scemo. No. Senti, prima volta che venite qua a Romix? No, via. No, altre volte siamo venuti. E qua! Io stavo a guardare da prima, zi. Che cosa c'hai le mani in faccia? Come cazzo fa a guardare? Io non lo so. È dura. Senti, io gli ho chiesto a loro la cosa più strana che le è successo qua a Romix. E mi stava a dire, che te è successo? Ce l'ho pensato in realtà, non mi... Tu pensaci, ma... Gente che mi domanda se sono maschio o femmina. Che palle, ancora! Capito. Beh, tu che gli rispondi, zi, no, se non tu. Esatto. Tu invece, che ti è successo? A me mi hanno chiamato Peter Pan. Peter Pan, che cippo, che però, che tu lo guardi un ignorante, sai, gli ignorantoni, ci potrebbe pure stare, no, capito? No, non ci può stare, dici. Peter Pan non sei mai visto con la spada e lo scudo, dai. Minchia, c'ha ragione, e c'ha ragione pure lui. Te invece, che una cosa strana che ti è successa nel Romix? Vabbè, a parte che tutti mi chiedono se ho bisogno di una mano. Esatto, tu dici no, già ce ne ho tante, diciamo. Sì, è abbastanza. Però no, di strano niente, a parte che... Nessuno che ti parpa il culo, no. Nessuno che ti fa, che ti tocca qualcosa e... No, quello no, per fortuna no. T'ha detto culo, t'ha detto, e mai dire mai una vita. Tra poi c'è sto io che romper cazzo ai cosplay, diciamo. Che puoi fare. Ecco, va. Senti, ma tutte ste mani, mia, chi cazzo te l'ha date tutte ste mani? Oh? Le hai fatte tu, bambetti, questo... Ah, invece sono proprio belle, fatte proprio bene, diciamo. Senti, come ti chiami? Romina? Tu è... No, andiamo su Instagram, cioè stai su Instagram. Sì. È Minus con la Y. Minus. Tu invece?
E cappuccio, però con l'underscore fra le due P. Cappuccio. Cappuccio. Mi raccomando, raga, tu invece come ti chiami su Instagram? Ercole Fiumano. Tutto attaccato. Tutto attaccato. Ercole Fiumano, sembra senza virgola, senza niente. Senza niente. Attaccato così. Non mi piacciono mai i trattini, i puntini. Stanno ste mani che te stanno a strozzare. No, che non mi strozzo. Non te strozzo. Vabbè, ragazzi, quindi se vediamo in giro la fiera, se vede. Anzi, tu dammi sta spada che io ho visto che c'è sta qualcuno che devo fare a fettine mo. Yes. O vado a fare mo vedo mo.